La speranza mai si perde, lo dice tutta, nel senso che un gruppo di cittadini si è voluto mettere assieme per conformare, costituire un comitato, di mettere insieme le persone con tutte le associazioni. Vuole far sì che le aree a servizio di Martina, quelle aree verdi ancora esistenti, non vengano date in mano agli imprenditori. Di Martina, quindi a partire dall'associazione WWF Martina Franca, a cercare delle concessioni per poter costruire ancora palazzi in una Martina Franca che sicuramente non ha bisogno di altri edifici, ma di una organizzazione, sicuramente di un piano regolatore. Siccome la politica non è capace di fare questo, gli imprenditori sicuramente non sono altamente sensibili a preoccuparsi all'interno della nostra città, crediamo opportuno raccogliere almeno 10.000 firme che in maniera provocatoria innanzitutto consegneremo agli imprenditori per chiedere loro, l'associazione culturale Play Days, di non rompere le scatole a tutti gli effetti, o meglio di lasciare in pace quello che ci spetta come cittadini, cioè il diritto a godere di una maggiore della pietra e tantissimi singoli cittadini, vivibilità soprattutto per i bambini ma anche per noi adulti, avere la possibilità di chiedere ai politici futuri delle prossime appunto la cittadinanza sulla questione delle aree aperte. Siamo partiti da un caso simbolo, il caso dell'area di via Pietro del Tocco, dove proprio di recente il commissario ad acta nominato dal TAR su ricorso di privati ha provveduto a una delibera e quindi al cambio di destinazione dell'area da area verde pubblico ad area edificabile, quindi area residenziale, con una relazione saranno eletti di prendere come impegno specifico prima di tutto proprio quello di acquistare le aree verdi e le aree servizio di Martina, che più o meno sono totalizzate in circa 8-9 milioni di euro. D'altronde se ne sono spesi circa 4 milioni per asfaltare le strade, credo che sia più giusto che a quelle strade su cui camminano un certo quantitativo elevatissimo di macchine. Questo chiede il comitato La Speranza Mai Si Verde e davvero ci crediamo e speriamo che queste 10.000 firme non siano un sogno ma una realtà quanto più a breve possibile.